Sono 550 anni che i monaci olivetani sono arrivati a Rovigo e insieme a un comitato di studio, Raffaele Peretto, Andreina Milan, eh, il cortile degli olivetani con Maura Bianco e altri studiosi come eh, la, la, la Minelliana, abbiamo deciso di festeggiare questi 550 anni perché è una tappa significativa per la nostra città di Rovigo. E la presenza dei monaci olivetani è stata una presenza fondamentale in Polesine sia qua con il monastero di San Bortolo e ancora oggi vive con la Madonna del Pilastrello di Lendinara. E il mese scorso abbiamo avuto la bellezza di vivere un pellegrinaggio a Siena e andare proprio alle sorgenti dei monaci olivetani, monaci che avevano davvero nella bellezza un messaggio fortissimo proprio di quella cultura senese di bellezza che hanno lasciato a Rovigo come testimonianza della nostra chiesa, del nostro monastero degli Olivetani e allora ci sembra giusto vivere questi due momenti di studio oggi il 21 marzo tra l'altro l'antico giorno di San Benedetto e domani anche in previsione del Giubileo del 2025, il Giubileo che presuppone un pellegrinaggio e studieremo appunto la presenza del nostro monastero all'interno delle grandi vie di comunicazione dei pellegrini anche e quindi in rapporto con il Giubileo del 2025 che si sta aprendo. Penso che quello che ci hanno lasciato i monaci sia un tesoro inesauribile di bellezza e che ci sia un valore della bellezza che è un valore spirituale, è un valore sociale, è un valore di cultura ed è anche una sfida economica per il nostro territorio.